Io canto, Laura Pausini. La neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Loretta, state già pensando alla classifica? No, sto già capovolgendo. Aspetta, per la terza scusa un attimo, volta. Enrico, hanno finito di cantare? Ah sì? No, perché ti vedevo ancora con la cuffia. Mi sembrava che era cambiato qualche cosa. Ero troppo concentrato. Lo vedo. Loretta. No, dicevo, ha fatto secondo me un lavorone. Allora all'inizio non ti ho trovato, non l'ho trovata la Pausini, ti ho trovato verso l'inciso, insomma, quando cominciava ad aprirsi e ti hai potuto tirare fuori la tua anche vocalità, la tua estensione. Però insomma è una grande professionista Silvia, quindi non si può discutere. Enrico, a te ti aspettiamo sempre con impazienza, sempre cosa pare sempre Capodanno, aspettiamo tutti mezzanotte. Perché io l'ho trovata fisicamente tale e come voce quale. Molto bene. Cristian. È molto difficile perché tu sei una grande cantante e qui fai l'imitatrice. Come trucco, sai, miscuglio tra la Pausini e Pamela Prati. Però c'hai una voce. Pamela Prati è più secca. Beh, però la faccio un po' quella, però c'è una voce che spacca i vetri, quindi che dire. Brava. Giorgio, per chiudere. Io. Siccome già poi dopo no, paranoia con la votazione. No, siccome poi tu li chiedi tutti insieme al volo, io già cambio cosa, sposto e me ne manca un paio, non so dove hai persi. Dove hanno commenta... però sì, no, il commento no, stavo, per questo ti spiegavo perché stavo. Insomma, mi sembra che l'abbia fatto, vabbè, Silvia, la voce di Silvia è straordinaria, la bravura di queste cantanti è contrariamente a quelli che sono magari un po' meno cantanti, più attori, eccetera. Queste cantanti è togliere la loro voce per mettere, per imporre la voce di un'altra. Il difficile sta proprio là. E vediamo quante volte l'ha fatto. Codice 12 per Silvia Mezzanotte. Vediamo tante performance. L'amour est un oiseau rebelle che nel nebbio prifuasse. Io domani glielo dico che non l'amo più. Ciao amore, ciao amore, ciao.
Silvia, accomodati pure. Ma c'è il fidanzato oggi? Ha detto che veniva. Ah, ha detto che veniva il fidanzato, ma dov'è? No, Massimiliano, ci sei? Dov'è? Se ci sei, batti un colpo. Dov'è? Eccolo là! Mi raccomando, eh! Chiediglielo, va di moda in questo periodo in televisione. La sposi? Sì, ha detto di sì. Vai, l'è fatta! Mi raccomando! Eccoli!